Bentornati sul canale, oggi commentiamo la liturgia del giorno sabato 16 luglio 2022. Archiviata la parte iniziale, i primi 39 capitoli del profeta Isaia, oggi rimaniamo nell'ambito storico dell'VIII secolo con il profeta Michea. Questa è ovviamente una profezia molto interessante e anche molto bella perché fotografa una situazione. Ascoltate, guai a coloro che moltiplicano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. In mano loro è il potere, sono avidi di campi e li usurpano, di case se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. E beh, dice poi, perciò io medito contro questa genia, una sciagura da cui non potranno sottrarre il collo e non andranno più a testa alta. Si intonerà su di voi una canzone, si leverà un lamento e si dirà, siamo del tutto rovinati, ad altri egli passa l'eredità del mio popolo, non si avvicina più a me. E beh, insomma... Questa iniquità, questo potere che ha ammagliato il cuore e ha portato a usare in maniera avida il rapporto con le persone, a svuotare anche di significato qualunque tipo di relazione, asservendola all'avere, all'accumulo, porterà alla vera rovina. Allora comprendete quanto sia importante per noi lavorare un pochino sui nostri sentimenti, sulle inclinazioni del nostro cuore, perché qui non è tanto di chi ha tanto e chi ha poco, qui è proprio un atteggiamento nei confronti delle cose e capite che soltanto rendendosene conto possiamo capire quanto ci possano portare anche dentro una fossa e purtroppo anche dentro un certo tipo di giudizio divino dal punto di vista storico. Il Vangelo ci porta a un passaggio interessante in forma di commento dell'Evangelista Matteo, ma ci fermiamo un attimo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei uscirono e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti. E impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta. Finché non abbia fatto trionfare la giustizia, nel suo nome spereranno le nazioni. Veniamo da contestazioni e queste contestazioni, le spighe, il giorno di sabato, eccetera, portano a una risoluzione. A vedere Gesù un nemico da abbattere, tant'è vero che il testo del Vangelo dice i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire, cioè il concetto è come facciamo, non se sia giusto o non giusto, lecito o non lecito, se è inviato di Dio o non è inviato di Dio, come facciamo? Gesù, avendolo saputo, si allontanò di là e guarì tanti altri, cioè manifestò ovviamente, è ridondante, no? Cioè il fatto che più lo vogliono sopprimere, più emergono i segni del vero Messia. E allora l'Evangelista ci propone una riflessione prendendola dai carmi del servo di Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato sul quale ho posto il mio compiacimento. Finché non abbia egli fatto trionfare la giustizia, nel suo nome spereranno le nazioni. Insomma, da un certo punto di vista è la grande letteratura profetica che fa da sfondo a una situazione così surreale. C'è una situazione surreale, una grande manifestazione dell'azione messianica di Gesù che viene assolutamente negata dai capi, anzi, maliziosamente orchestrata. Perché Gesù magari venga fatto passare come impostore, come uno che ha fatto mannelli con Belzebù e quant'altro.
L'unico atteggiamento consentito, insomma, è quello di perpetrare il proprio potere anche attraverso un elemento del tutto sacrale, una cosa che è la perversione stessa del servizio al Signore e nel nome del Signore. E insomma, credo che ce ne sia parecchio da riflettere e sia anche giusto farlo, perché comunque il Signore ci chiede di partecipare alla sua opera, non di appropriarci della sua opera. Ho finito anche oggi, io vi ricordo che alle 10 è in uscita il domenicale in formato XL extra large che ci presenterà la 16ª domenica del tempo ordinario. Vi auguro una buona domenica e vi do appuntamento a lunedì. Grazie.